Ed ora prende la parola il dottor Pasquale Fedele, amministratore unico LiquidWeb. Ringrazio il magnifico rettore e chi insieme a lui mi ha voluto onorare con questo invito. È per me una sincera emozione poter intervenire all'inaugurazione dell'anno accademico dell'università in cui mi sono formato presso la facoltà di ingegneria, in cui ho avviato il mio percorso professionale. Porgo il mio saluto alle autorità presenti e a tutti gli intervenuti con cui ho il piacere di condividere la mia avventura, perché avventura si tratta, professionale degli ultimi anni, e alcune riflessioni in proposito. Circa 5 anni fa venne a conoscenza del fatto che decine di migliaia di pazienti, a causa di patologie come SLA o tetraplegie legate a ischemie cerebrali o a traumi, si trovano in situazioni di locked-in o coma apparente, a livello totale, completamente incapace di interagire in alcun modo, incapace di muovere alcun muscolo, benché cognitivamente abili. Mi tornò quindi alla mente uno studio, una ricerca che avevo fatto qualche tempo prima su una tecnologia denominata Brain Computer Interface, che ha come obiettivo quello dell'interazione uomo-macchina mediante le onde cerebrali. Una tecnologia che ha in particolare nell'ambito dei supporti assistivi, delle tecnologie assistive, alimentato da sempre tante aspettative, ma che in 20 anni non ha mai oltrepassato i confini dei laboratori di ricerca. È scattata in me una curiosità, ho voluto un po' approfondire per capire se ci fossero margini per far convergere questa tecnologia o qualche spunto, se ci fosse qualche spiraglio per poter andare a compensare le difficoltà di questi pazienti. Ho cominciato quindi a dedicarmi nei ritagli di tempo a studiare, a fare prototipi, test, finché i primi risultati sono cominciati ad arrivare. Ho deciso quindi di creare una start-up e circa 2 anni e mezzo fa, con l'obiettivo di portare avanti questo progetto finanziandolo tramite attività di consulenza su quello che era il mio background su tecnologie di mobile e pervasive computing, con queste attività di consulenza quindi finanziare il progetto e cercare di portarlo avanti. Ciò mi ha permesso di organizzare, mettere su un piccolo team e siamo stati incubati presso l'incubatore Toscana Life Science e abbiamo coinvolto medici, pazienti e cominciato a realizzare dei prototipi, a testarli, a validarli. I risultati sono arrivati e abbiamo cominciato quindi a dare visibilità al progetto. La prima occasione è stata un convegno proprio presso la facoltà di ingegneria Mindforce, nel quale abbiamo presentato un poster a fine 2011 e un primo simpatico prototipo, perché molto scenografico, di controllo di un elicottero radiocomandato mediante il pensiero, quindi pensando a dei movimenti alto, basso, destra, sinistra, avanti, indietro, controllavamo questo dispositivo e questo rendeva bene l'idea che era alla base del progetto, cioè realizzare una sorta di joystick mentale tramite il quale controllare delle tecnologie assistive, perché il focus è stato sempre quello, tecnologie come un comunicatore o controlli domotici, carrozzina elettrica, per dare supporto a pazienti con gravi disabilità. Il sistema consiste in dell'hardware, un tablet, PC, un headset con dei sensori elettroencefalografici,
disponibili in commercio per il mercato consumer ed un software che noi abbiamo realizzato allo scopo. Com'è che funziona? Viene rilevata l'attività elettrica sulla corteccia cerebrale e si riesce a distinguere le particolari mappe elettriche che vengono create da specifici pensieri legati al movimento. La prima versione di Brain Control, che è disponibile da pochissimo sul mercato, quindi siamo arrivati alla prima versione per il mercato, è stata progettata specificatamente per i pazienti di cui vi accennavo prima, quindi con gravissime disabilità motorie, e che quindi doveva essenzialmente avere un'interazione semplicissima, minimizzare i tempi necessari di training, che immaginate non sono semplici con una persona che non è in grado di darti alcun feedback sul suo stato di salute, sul suo stato nel momento in cui si va a fare il training, o sul fatto che sia o meno cosciente da un punto di vista cognitivo. Vi faccio vedere un video su una dimostrazione, diciamo un training proprio che si è fatto con un paziente in cura presso l'ospedale delle Molinette di Torino, in una condizione avanzata di SLA. Lui ad oggi è in grado di muovere le pupille e questo gli consente di utilizzare un puntatore oculare, però col progredire della patologia c'è il rischio che perda questo movimento e quindi non possa più interagire. Così ha avviato questo training, ha fatto questo training che gli ha consentito di poter interagire mediante la modalità che abbiamo pensato. E qui nelle immagini vedrete anche fra un attimo uno degli esempi, delle dimostrazioni fatte proprio con l'elicottero, che si è rivelato poi in seguito anche un'ottima carta di marketing, perché rende bene l'idea del tipo di controllo. E qui vedete il paziente che seleziona, ovviamente le prime interazioni sono molto semplici, anche poter selezionare delle parole o delle frasi, però semplicemente pensando di spingere per selezionare la frase o la parola che si vuol far pronunciare al tablet. Stiamo lavorando già sulle prossime versioni per ampliare le capacità, le funzionalità sulla comunicazione, controlli domotici, come dicevo prima, carrozzina elettrica. Stiamo lavorando anche sulla robotica, robot umanoidi, esoscheletri, però ovviamente queste più applicazioni di ricerca pura. L'ultimo anno e mezzo è stato denso, intenso di riconoscimenti e di gratificazioni. Abbiamo letteralmente girato il mondo, dalla Cina agli Stati Uniti. Ma sinceramente la gioia più grande è stata quella di poter ridare a delle persone, alcuni che da mesi o da anni erano incapaci di interagire, non si conosceva quale fosse il loro stato cognitivo, e alcuni di questi hanno potuto comunicare i loro sentimenti, i loro stati d'animo, le loro necessità, i loro malesseri. Un paziente ha potuto comunicare, pensate, banalmente gli faceva male un dente, è stato curato, ma se non fosse stato in grado di dirlo avrebbe dovuto sopportare questo dolore, un altro mal di gamba. Ma l'esperienza più bella che sempre riporto è di un paziente che da 6 anni, era l'OCD nel caso più grave che ad oggi abbiamo avuto, una delle prime cose che abbiamo fatto è stato aprire le palpebre. Lui non è in grado di fare questo movimento, chiedergli se era in grado di vedere, ha detto che è in grado di vedere, anche se non bene, gli sono stati fatti gli occhiali, la vista oculistica, gli occhiali. Lui ha visto il nipote di 5 anni che non aveva mai visto, semplicemente perché mai gli erano state aperte le palpebre in tutti questi anni, non essendo certo quale fosse la sua condizione. Ok, tutto ciò è solo un primo gradino, un piccolissimo passo che abbiamo fatto. La nostra è una start-up, stiamo facendo i primi passi sul mercato
è solo l'inizio della storia e spero che prosegua bene come è iniziata, però lo vedremo fra qualche anno, quindi le sfide sono ancora tante da affrontare. Voglio quindi precisare alcuni aspetti su questa esperienza. Come immaginerete, non si è trattato di un percorso lineare, come può apparire ovviamente da una breve descrizione. Se dovessi fare un bilancio degli errori e dei risultati e degli obiettivi centrati, questo è nettamente a favore dei primi, quindi degli errori. I risultati sono arrivati passando da un errore all'altro, cercando di riconoscerli e ovviamente apportando delle correzioni. È richiesto ad aziende come la nostra un approccio agile, iterativo, che arrivi all'obiettivo per approssimazioni successive, con un uso parsimonioso delle risorse, spesso poche, che sono a disposizione. È una strada che anche altri stanno seguendo, hanno deciso di intraprendere anche nel nostro territorio, e molti ancora dovranno percorrere se si vogliono cogliere le opportunità della nostra epoca. Si parla di epoca della conoscenza, in cui le nuove imprese sono dotate spesso essenzialmente di un'idea di prodotto o di servizio e di un alto tasso di innovazione. Necessitano di capitali, e questo meriterebbe un capitolo a sé stante, di mentor, di collaboratori per sviluppare l'idea, validarla, sperimentare e arrivare sul mercato. Un'epoca in cui stiamo vivendo una forte discontinuità, come la crisi economica evidenzia, e in cui ritengo l'errore più grande è affidarsi a ciò che ha funzionato nel passato senza prendersi dei rischi. Ovviamente un ecosistema favorevole può essere decisivo per lo sviluppo e l'attrattività di tali imprese. Eventi di networking, business plan competition, programmi di accelerazione, spazi di co-working, mentoring, testimoni, ma soprattutto cultura imprenditoriale. La foto che ho messo sullo sfondo l'ho scattata la prima volta che sono stato a San Francisco, in Silicon Valley, che sempre è portata come esempio. Una curiosità, questa è scattata, c'è San Francisco sullo sfondo, qui siamo a Sausalito, al di qua del Golden Bridge. C'era un signore che impilava questi sassi che rimanevano in equilibrio e secondo me rendeva bene l'idea dell'agilità a cui sono chiamate aziende come la nostra e dell'equilibrio. Ma volevo accennare alla Silicon Valley perché sul discorso della cultura imprenditoriale, perché proprio la settimana scorsa sono stato invitato a fare un intervento presso una lezione a ingegneria. E alla fine dell'intervento ho chiesto quanti dei ragazzi avessero mai pensato di avviare un'impresa, e nessuno ha alzato la mano, cosa che ha contrastato con quella che era stata la mia esperienza quando sono stato per la prima volta lì, parlando con degli studenti, i quali tutti mi hanno detto che il loro primo obiettivo subito dopo la laurea era provare a fare una start-up prima di andare, in caso di fallimento, a cercare un'altra alternativa. Quindi è una questione principalmente di cultura imprenditoriale. A tal proposito, un'iniziativa che sosterrei con piacere è la creazione di un Contamination Lab. C'è l'interesse da più parti, ne sto parlando da un po'. È un luogo di incontri per studenti, ricercatori, professionisti di discipline eterogenee, perché così poi nascono le innovazioni, che possa far fermentare idee imprenditoriali e trovare supporti mirati ed efficaci allo sviluppo delle imprese. Concludo con un'immagine per me suggestiva, è quella dei Bottini di Siena, un'opera ingegnosa e maestosa che con i suoi 25 chilometri di cunicoli, lungo i quali l'acqua scorre per gravità, passa attraverso vasche di decantazioni, filtri, prima di arrivare alle fonti. È un'opera che dal XIV secolo ha consentito a Siena di svilupparsi
e di prosperare pure in assenza di sorgenti o percorsi d'acqua naturali. E mi sembra il simbolo perfetto delle sfide che questa città è chiamata a cogliere oggi in una situazione di scarsità di risorse economiche che vanno compensate con l'ingegno e la tenacia per un orgoglioso rilancio. Vi ringrazio. Il magnifico rettore dona al dottor Fedele la medaglia d'argento dell'Università degli Studi di Siena.